Continua il percorso di digitalizzazione del Comune di Trieste. Stamane è stato presentato il portale telematico dell'edilizia, un nuovo sportello online dedicato alle pratiche per attività edili. Come rimarcato dal vice sindaco Fabiana Martini, si tratta di un percorso, quello intrapreso dal Comune, che non vuole essere una moda, ma uno strumento per semplificare la vita per esercenti e cittadini. Quello su cui puntiamo adesso, compatibilmente con le risorse disponibili, eccetera, è la possibilità dei pagamenti online, a cominciare probabilmente da quelli che saranno le rette delle mense scolastiche, dei servizi educativi, per arrivare poi a un discorso complessivo che riguarderà tutti. Il primo prodotto interessa in particolare il mondo degli artigiani, poiché è finalizzato alla presentazione telematica delle dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici. Il secondo dei procedimenti online sarà finalizzato alla trasmissione telematica dei progetti degli impianti termici, è destinato agli ordini e collegi professionali. L'obiettivo dell'amministrazione è di rendere attive entrambe le iniziative dal mese di aprile. Poi, entro l'anno, si avvieranno parallelamente altri servizi telematici come la segnalazione certificata di inizio attività, l'agibilità o attestazione di definizione condoni edilizi o usi fiscali. Il tutto per chiudere e riscontra le aspettative degli operatori che in numerose occasioni hanno chiesto una maggiore semplificazione per questi servizi. È una vera e propria rivoluzione, nel senso che chiaramente questo appunto semplifica la vita al mondo dell'economia, no? Che ruota attorno all'edilizia, perché vuol dire poter presentare, non doversi recare in comune, poter presentare, anche iniziare a compilare la pratica quando uno ha tempo, poi sospenderla, finire di compilarla, vuol dire fare una protocollazione in automatico, quindi appunto non doversi recare qui, significa poter controllare, questo è l'altro aspetto importante, a che punto è la pratica.